Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Secondo acquisto del Napoli, anzi sarebbe il quarto acquisto, perché ragazzi c'è stato, anzi forse il quinto, perché tu hai riscattato Bollini, Simeone e Raspadori, quindi questo è il quinto acquisto della sessione di calciomercato del Napoli. Iacuste, ragazzi, io l'ho sentito dire da Google Translate, quindi aiuto, se per la pronuncia non è corretta mi dispiace, ma siccome il giocatore nessuno lo conosce, io sono andato su Google Translate e ho visto un pochino come si diceva la pronuncia. Comunque, Iacuste, ragazzi, nuovo centrocampista del Napoli, che ne dite? Iniziamo a vedere qualcosina, perché ragazzi c'è pochissima roba su di lui. Best skill and tackles, pochi gol, se non sbaglio 3 e basta, tutti entrando dalla panchina. Andiamo a vedere un po' questo ragazzo. Intanto fammi togliere l'audio, perché sennò ci danno il copyright, e siccome non vorrei copyright. Intanto si ringrazia SSVMM per il video, ragazzi. Questo è il nostro nuovo centrocampista, voglio. Questo è il nostro nuovo centrocampista. Cazzo, che gol, voglio. Che gol, ragazzi, che gol. Tanta roba. Questo è un altro gol, ragazzi. Tutti dicono che siano tutti subentrati dalla panchina questi gol. Poi staremo a vedere, perché poi naturalmente, se non sbaglio, in questo momento è al Rennes, non vorrei dire una cavolata. Mi sono scritto tutto per non perdere il filo. È un centrocampista difensivo di origine statunitense, ma è nato a Gothenburg in Svezia nel 99. Il suo fisico e la sua altezza 1,88 gli permettono di rappresentare alla perfezione il prototipo del centrocampista moderno box to box. Nonostante la giovane età, Iacuste ha già maturato una discreta esperienza europea, avendo giocato la Champions. Inoltre ha già militato in diversi campionati, tra cui quello svedese, quello danese, partecipando alla vittoria del campionato e alla vittoria di una Coppa di Danimarca con la maglia del Midtjylland. E quello francese, il suo punto di forza è sicuramente la fisicità in mezzo al campo, come stiamo vedendo qui, ragazzi. Tanta roba in mezzo al campo, tanta fisicità, 1,88, quindi tanta roba. Tecnicamente può ancora crescere nella pulizia del passaggio, così come dal punto di vista tattico. Tra le sue prerogative ci sono le incursioni, palla al piede in area di rigore. Oddio, sì, è molto vero, molto molto vero, stiamo vedendo qui, ragazzi. Qui un ennesimo assist, se la butta dentro, ok. Vedi, però lui dovrebbe essere vicino agli stati, cioè questo mi ha detto deve migliorare nei passaggi, ma io nei passaggi lo vedo molto molto bene come giocatore, eh. Vedi queste belle incursioni stile Anghissà, galleggia sul pallone, doppia finta, bello, ok. Vedi, l'altezza l'aiuta molto, 1,88 m, ragazzi, può spaccare in due la partita, ecco. Come detto, lui dovrebbe giocare a gennaio a questo punto, perché Anghissà dovrebbe andare in Coppa d'Africa. Osimhen idem, se Osimhen rimarrà a Napoli, ma Osimhen rimarrà a Napoli, ragazzi. Ragazzi, ma a me mi sembra un grande talento, è classe 99, ragazzi, tanta roba, voglio, classe 99, quindi altra giovane, guardalo, sembra un po' Anghissà, voglio, vi sembra un po' Anghissà, vi ricorda un po' Anghissà? Oddio, qui sbaglia il passaggio, però vedi, sta molto molto... Vedi, anche i tackle, guardalo, guardalo, op, e via, qui non c'è mai fallo, in effetti, vantaggio. Molta pulizia, palla al piede, è molto lucido, guardalo, le famose incursioni, guarda, bella scivolata, oddio. Cioè, come detto, vedi le incursioni che fa, non sono malvagie. Qui altro tackle, ragazzi, altro tackle. E ve l'ho detto, madonna mia. Che sinistro, ragazzi. Guarda come recupera palla. Bravo. Loro dicono il vice di Lobot, di Anghissà, ma io lo vedo pure come vice di Lobot, cavaglio. C'ha una bella falcata, questo bisogna dirlo, c'è una bellissima falcata il ragazzo, eh. Ricordiamoci, classe 99, eh. Quindi, giovanissimo il ragazzo, 22 anni. Mi sa domani ne fa 23, mi sa. Tanta roba. Guarda. Ragazzi, ce l'ha. Ce l'ha, why you. Questo Iacuste, il Napoli, secondo me ci ha visto lungo.
e questa è la dimostrazione che il calciomercato non lo faceva giunto lì, Wagyu. Ennesima dimostrazione dello scouting napoletano, Wagyu. Ennesima dimostrazione del talent scout del Napoli. Io ve l'ho detto, lo vedi come ha la testa sempre alta? Guardalo, difficilmente abbassa la testa, guarda. Guardalo, tanta roba secondo me. Potrebbe rivelarsi un crack, Wagyu. Potrebbe rivelarsi veramente un crack questo ragazzo, guardalo. Bella progressione, lo dicono, la progressione. Tunnel, madonna, chiudi le gambe. Scarica, qui dovevi scaricare però, qui dovevi scaricare la palla prima, Bello. Bravo. Madonna mia, questi interventi rischiosi però ci garbano. Madonna mica hai combinato, mamma mia. Dai, ok, questo era praticamente il nostro nuovo centrocampista. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, voglio qui sotto nei commenti. Intanto facciamo riandare il video, perché naturalmente questo è. Comunque il Nigeria lo acquistò nel 2018 per 170.000 euro dagli svedesi dell'Orgigetes, voglio. La pronuncia è quella che è. Yaoust è stato venduto poi a Rennes per ben 10 milioni di euro. Si tratta di una delle plusvalenze più importanti per la dirigenza del Midtjylland. Dal gennaio 2022 si trova in Milano, dove è stato messo in disparte proprio dal club danese, che invece voleva venderlo nella sessione estiva e non in quella invernale. Dopo sei mesi praticamente buttati, Kaliste ha preso nuovamente la sua crescita, diventando un calciatore importante per il Rem. L'Italia sembra essere nel suo destino da diverso tempo. In passato è stato accostato al Milan e al Torino, senza però riuscire mai ad accodare in Serie A. Chissà se non sia la volta buona adesso con il Napoli. Anzi, il giocatore sta già svolgendo le visite mediche in questi minuti. Ragazzi, è già arrivato a Villa Stuart. Se non vuole dire una cavolata, ma mi sa Villa Stuart, ragazzi. Operazione intorno ai 12 milioni. Bella, pulita e precisa. 12 milioni di euro, aspettando Gabriel Vega. Gabri Vega, ragazzi, se viene anche Vega, il Napoli ha un centrocampo, se non il più forte della Serie A, molto molto forte, forse è il centrocampo più forte della Serie A, a detta di molti sarà quello dell'Inter, ma poi vedremo, ragazzi, poi vedremo. Se viene Vega a Napoli, staremo a vedere. Comunque, Wagyu, io vi ringrazio a tutti, questo era il Jean-Louis Michel Yaoust. Mi dispiace, cari svedesi, per la pronuncia. Comunque, Wagyu, io vi ricordo di iscrivervi al canale di Neapolis 1926 se ancora non l'avete fatto. È gratis e noi ci vediamo in un prossimo video. Sempre comunque Forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926. Ciao, Wagyu! Questo, secondo me, è un crack. Poi staremo a vedere. Però, io l'ho detto, il calciomercato a Napoli non lo faceva giunto.